vorrei chiamare sul palco un altro amico. Questo è più di un amico, cioè non è che lo voglio fare grande, era cantautore negli anni 70, lo ascoltavo alla radio, se non mi sbaglio intorno agli anni 80, quando faceva un programma alla radio, mi sembra che il nome era Stasci. Mi ricordo un piccolo pezzo suo di quegli anni, faceva più o meno così. Tu vedi passare la macchina verde della polizia, non li vedi neanche, li vedi andar via e conosci di colpo che il loro discorso è diverso dal tuo. Signore e signori, Claudio Rocchi. Bravo. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a tutti quelli che ho da ringraziare per avermi dato questa occasione di essere qui questa sera con voi. Grazie quindi al sindaco, all'amico Franco, all'ottimo maestro Puzzu, perché tutti e tre insieme, in diversa misura, mi hanno fatto venire l'idea per questo intervento. Nel 1756 un tale musicista sconosciuto di più nasceva in Germania nello stesso anno, nello stesso giorno, nello stesso mese di Mozart. Il nostro musicista si chiamava Franz Friedrich Wilhelm Chladni, sconosciutissimo. Però riuscì a inventare qualcosa di veramente singolare. Inventò quella che lui stesso chiamò cimatica. Cimatica dal greco chima, onda, la scienza che studia i flussi delle onde. Poi, essendo lui un musicista, i flussi delle onde li studiava in relazione alla musica. La musica produce vibrazioni sonore. Ecco, nel frattempo, se qualcuno di voi è così gentile da voler collaborare, che ha magari in tasca un accendino, potremmo accendere questi fuochi. Grazie. Quindi il nostro Chladni, che era tra l'altro anche un violinista, si accorse un giorno che mettendo un archetto, un arco di violino su una lamina di metallo molto sottile, e mettendo della sabbia sulla lamina, facendo vibrare con l'archetto la corda di violino, la sabbia sulla lamina automaticamente prendeva delle forme geometriche, cerchi, triangoli, molto precise, e cambiando le frequenze, quindi le note, le geometrie anche cambiavano. Molto prima di lui l'ottimo maestro Pitagora aveva chiamato la geometria come le forme della musica. Quindi questa scienza inventata da Chladni, la cimatica, studia le relazioni fra il suono e le forme, come se il suono potesse creare delle forme, come di fatto è, il suono crea delle forme. Avanti nei secoli molti altri hanno ripreso le intuizioni di questo signore tedesco, fino ad arrivare con gli strumenti della tecnica più sofisticati e moderni a vedere esattamente che, ad esempio, questa è una cosa curiosa, le vocali di alcune antiche lingue storiche, le madri di tutte le lingue, come il sanscrito, oppure i primi idiomi misti fra le lingue fenice ed ebraiche, quelle vocali producono, sempre col giochetto della sabbia, la forma delle vocali stesse,
cioè il suono di una vocale produce la forma che poi è stata alfabetizzata per rappresentare quel suono. Perché partiamo da questa storia così apparentemente distante? Perché questa sera, grazie ai contributi in termini di ispirazione per quest'idea che ho già dato prima a Franco, all'ottimo sindaco e al maestro Puzzo, mi è venuto in mente di parlare ancora per poco e poi soprattutto ascoltare insieme qualcosa di un popolo che curiosamente si è intrecciato con la mia ricerca e vita di musicista, artista da molti decenni. Parlo di un popolo nativo americano che tra le varie nazioni e popoli che noi conosciamo come indiani d'America, pelle rossa, ce ne sono tanti, sapete, questi in particolare nella loro lingua, loro si chiamano Diné e gli spagnoli e i messicani li hanno chiamati Navacos, Navaco. Questi, perché tiro su questo disegno? Questo disegno è anche in un disco mio che era del 1976, a un certo punto, è vero che io ho fatto canzoni, il cantautore, queste cose, però a un certo punto mi sono molto intrigato nello studio dei suoni, delle frequenze sonore, musica elettronica, proprio con l'idea di cercare risonanze fra i suoni e la salute, alla ricerca improbabile o forse possibile di un suono che ci aiuti a stare meglio, un suono di guarigione. Ecco, il popolo di me, Navaco, da sempre, e per sempre intendiamo nella storia della sua tradizione, ha approfondito questa scienza che ha a che fare con i suoni, con la sabbia e con le forme. Quel disegno che vi ho fatto vedere non è un dipinto, è una raffigurazione fatta di sabbia sulla sabbia, cioè sono sabbie colorate che, come fanno anche da un'altra parte apparentemente del mondo, nella loro tradizione, i tibetani, Tibet, Asia, qui siamo a Navacos, America, Stati Uniti, Sud occidentali, però sapete che ormai sembra chiaro che molti dei popoli indiani, nativi americani cosiddetti, in realtà vengano dall'Asia, dove secoli addietro, camminando in alto nell'Asia, fino ai ghiacci dello stretto di Bering, attraversando lo stretto, dall'altra parte si trovano nel continente americano e scendendo giù da lì, piano piano, sarebbero arrivati nelle terre, che sono state le loro terre fino a che i bianchi cattivi al solito, figli e nipoti dei criminali inglesi con i quali che avevano mandato ad occupare le colonie, hanno sterminato, deportato, vessato e quasi cancellato. Quindi per tornare ai nostri Diné, Navaco, nella loro tradizione c'è una pratica molto importante che è al contempo sacra, religiosa, mistica, terapeutica e psicologica. Loro fanno dei grandi cerchi, quei cerchi hanno anche 5, 6, 7 metri di diametro, quel disegno, immaginatevi un diametro di 7 metri. Da una parte è aperto, l'apertura è sempre verso est, e i sacerdoti, con le sabbie colorate, disegnano varie forme. Nel frattempo, lo stregone, lo sciamano, l'uomo di medicina, però attenzione che sciamano etimologicamente, dal sanscrito saman, che è suono, significa colui che fa suoni. E lo sciamano di solito canta e danza, e la vera potenza, arte di guarigione dello sciamano, dell'uomo medicina in una tribù, in un popolo, in un villaggio, in un gruppo, in un'etnia, la forza della sua esperienza è quella di guarire danzando e cantando. Quindi per tentare velocemente di chiudere il cerchio di questa introduzione,
Il nostro popolo Dinè univa il canto magico con le forme che avevano dei significati, che corrispondevano ai suoni di quei canti, con l'intenzione di guarire specificamente una persona, una famiglia, un gruppo di persone. Questa era una pratica di medicina psicoattiva risonante, molto antica, molto apparentemente bizzarra, ma molto potente, proprio perché ha a che fare con gli archetipi della natura, della materia, la vibrazione sonora che crea le forme. E quindi il presupposto è questo: il suono crea le forme, ogni forma e quindi ogni organo e quindi ogni atomo ha un suono che gli corrisponde, e con il suono giusto si può mandare in risonanza quella forma di materia, quella materia, per trasformarla, quindi trasformare anche la malattia in guarigione. Tutto questo per chiudere il cerchio fra le intuizioni occidentali di un musicista tedesco del Settecento, un popolo molto probabilmente di origine asiatica, sceso poi in quelli che sarebbero diventati gli Stati Uniti intorno al 1300, poi massacrato, deportato dai bianchi cattivi e poi finalmente ora restituito alla sua terra dalla fine dell'Ottocento, in un quadrilatero nella mappa degli Stati Uniti, che sapete sono la confederazione di stati, c'è un punto in particolare dove ci sono quattro stati che confinano con degli angoli proprio a croce. Sono lo Utah, il Colorado, il New Mexico e l'Arizona. Questa è la terra originaria di questo popolo, in omaggio al quale questa sera, tra le tante possibilità, ho scelto un'antica leggenda, la leggenda delle quattro streghe,